Boom di accessi, portale in tilt e proteste a pioggia. Come inizio è andata malissimo e come era prevedibile, il sito dell'INPS si è bloccato, rendendo inaccessibili i servizi. Da ieri, infatti, gli italiani hanno iniziato ad inviare le richieste per bonus e congedi previsti dal Cura Italia per tamponare l'emergenza Covid-19. I problemi però non sono pochi. Tra il caos del portale di previdenza preso d'assalto, la burocrazia e l'incertezza sui tempi di riscossione dei contributi. Per capirne di più, ne abbiamo parlato con il commercialista Enrico Maria Renier. Renier, ieri in pochi sono riusciti a entrare nel sito e a inviare le richieste per i bonus. Che cosa non sta funzionando? Ma in realtà si è parlato tanto delle difficoltà di accesso a tutte le forme di sostegno ai lavoratori, che sono comprese ad esempio nelle domande di congedo parentale, domande di voucher per le babysitter, bonus dei 600 euro per artigiani e commercianti, anche per i professionisti non iscritti alle casse. Ovviamente devono trovare una canalizzazione verso l'INPS, dove ovviamente questo canale, flusso di domande, crea delle problematiche assolutamente enormi e che ovviamente non si possono gestire con estrema facilità, già che poi sono canali già occupati anche da altre domande che sono quelle ordinarie di maternità, malattia, disoccupazione. Quindi si è creata una congestione dove il governo e il ministero stabilisce, dice, non è un click day, che chi arriva prima prende i soldi, tutte le domande verranno evase, ma non c'è assolutamente nessuna previsione di quando verranno evase. Certo, che tempi si prevedono per la cassa integrazione? Ma per la cassa integrazione è un altro problema molto importante, perché comunque il governo era ottimistico per dare i soldi, i denari nelle buste paghe al 15 di aprile, però in realtà noi professionisti, commercialisti, consulenti del lavoro dobbiamo lavorare prima le paghe, fare la domanda di cassa integrazione perché è assolutamente importante. Poi lì il decreto legge 18 del Covid ha stabilito che praticamente i datori di lavoro, visto che lo stato di crisi non è aziendale o di una singola azienda, ma è pandemico, cioè è stato è globale, si può, dice, ovviare ed erogato, no, gli obblighi dell'articolo 14 della consultazione con le organizzazioni sindacali, che tuttavia dice però, fermo restando l'obbligo di informazione alla consultazione, quindi prima dice che non ci vuole, poi ferma restando la consultazione. Quindi noi operatori, per evitare che un domani l'INPS precluda il pagamento perché manca la consultazione, facciamo l'integrazione con il verbale di consultazione sindacale, che giustamente loro sono preposti per questa negoziazione, e quindi anche lì non è chiarito, cioè siamo un paese di burosauri dove la burocrazia, non è anche questa terza guerra mondiale è riuscita a eliminare la burocrazia, è un potere costituito, è l'ufficio complicazione degli affari semplici. E quindi quando verrà data la cassa integrazione? Boh, non si sa, dipende da come verranno sviluppate. Noi, per esempio, le dico, se lei mi dovesse fare una domanda, abbiamo oltre 200 richieste da evadere, ne abbiamo fatte 4. Anche le associazioni dei commercialisti hanno inviato una lettera al ministro Gualtieri, ma quali sono le vostre richieste nello specifico? Noi abbiamo avviato, io faccio parte sia del Consiglio provinciale che dell'Unione regionale, abbiamo inviato notevoli, copiose domande al Ministero e anche al Consiglio nazionale per sburocratizzare questa ondata di norme dove in Italia o nel mondo si compra un iPhone che è uno strumento complicato, non ha le istruzioni. Cioè, devi fare una semplice domanda di cassa integrazione, viene fuori 10 articoli come abbiamo visto per l'autocertificazione, per gli spostamenti, che manca solo che adesso la facciano a colori. Quindi è una cosa assurda. Anzi, dirò di più, per le casse integrazioni, dottoressa Zorghetti, relativamente alla cassa integrazione in deroga, quella che riguarda la regione, in questo caso per le aziende sotto i 5 dipendenti, quindi piccoli artigiani, commercianti, addirittura anche lì ci sono dei ritardi perché il portale non è in grado di far fronte alle domande che presentiamo già dal 31 marzo. Ma addirittura ci vuole la marca da bollo. Cioè, in un momento in cui non ti puoi spostare, noi le abbiamo esaurite. Cioè, diciamo al cliente, vai a comprarti la marca da bollo, prenditela col PIN e dacci gli identificativi che li inseriamo. Cioè, in materia di lavoro, dove si garantisce il salario, ci vuole la marca da bollo. Ecco, questa non è burocrazia? A me mi sembra veramente che siamo in mano ai burosauri.